Quanto ci metti a preparare la cena? Devo assolutamente raccontarti una cosa importante. Parla pure, Gon, ti sento benissimo anche da qui. Neanche per sogno, devi ascoltarmi attentamente. E di sicuro non puoi farlo mentre stai preparando da mangiare. Qualunque cosa sia, puoi raccontarla a Midori, lui è un buon ascoltatore. A Mido piace tanto il riso con curry, piace tanto il riso con curry. Lo sappiamo, infatti te ne mangi sempre almeno due piatti. Sì. Ascoltami, per favore! D'accordo, d'accordo, che c'è di così importante? Sei pronto? Beh, ecco, io recentemente ho conosciuto una ragazza che trovo molto carina. Cosa? Hai conosciuto una ragazza che trovi molto carina? Vuoi dire che hai preso una cotta? Oh, ti prego, sono tremendamente imbarazzato a parlarne. Oh, andiamo, Gon, non ti devi vergognare. Ah, no, e allora tu cerca di fare uno sforzo e smettila di ridere, se non ti dispiace. Scusa, chi è la fortunata? Si chiama Megumi Yarimizu ed è in quinta C. È una specie di angelo, vedi Toshio, quando lei mi passa vicino, non so come dire, mi sento tutto sotto sopra. Il cuore mi batte forte, forte. Oh no, la danza del serpente. Danza, serpente! Veniamo al sodo, mi piacerebbe sapere se anch'io le piaccio e ho pensato che tu potresti aiutarmi in questa faccenda. Sì, ma la mia esperienza in questo settore è un po' scarsa. Non ti preoccupare, non ti voglio chiedere di farmi da messaggero d'amore. Volevo solamente dire che io non ho mai provato questo genere di sentimenti, quindi non riesco a capire come tu ti senta in questo momento. E non credo che potrò esserti d'aiuto. Ehi, aspetta un momento, Toshio, ho capito bene. Mi stai forse dicendo che non ti è mai piaciuta una ragazza? Perché? Che cosa c'è di strano? Beh, alla nostra età è normale prendersi delle cotte. Dici? La prima cotta. Ah, sei qui? Senti, stai ritornando in classe, per caso? Sì. Ti dispiacerebbe portare questo in quinta C, per favore? Devi consegnarlo a una ragazza che si chiama Megumi Yarimizu. Megumi? Si chiama Megumi Yarimizu. La vita a volte gioca strani scherzi. Eccomi qui a chiedere di parlare proprio con la ragazza di cui sei innamorato, Gon. Ehi, Megumi, puoi uscire? Perché? C'è un ragazzo che ti cerca. Beh, se non altro, finalmente vedrò che aspetto ha. Hai chiesto di me? Cosa volevi? Il tuo insegnante mi ha chiesto di consegnarti... Ma dov'è finito? Oh, sì, che sbadata! Mi ero dimenticata di andare a prenderlo. Io sono rappresentante di classe, anche se forse dal mio aspetto non si direbbe. Oh no, cosa dici? Ma non mi importa cosa pensano gli altri, io sono ciò che sono e basta. Che tipo strano. Beh, ciao. Tanti saluti, bel fusto. Ehi, Gon, la ragazza che ti piace è molto carina. Che cosa? E tu come fai a saperlo? Per un motivo molto semplice, l'ho appena incontrata. E posso sapere come mai? Oh, burocrazia scolastica. Che impressione ti ha fatto? A dire il vero... Mi è sembrata un po' strana. Senti, Toshio, hai avuto modo di dirle che ho una cotta per lei? Pensavo che avessi intenzione di dichiararti da solo. Sì, è vero, prima la pensavo così. Però da questa mattina ho cambiato leggermente i miei piani. Ho deciso che uscirò con lei domenica! Ma devi chiederglielo tu! Cosa? Oh, ti prego, Toshio, no, ti prego, no, ti prego, no. Ti prego! Secondo me queste sono faccende private che bisogna sbrigare da soli. Se potessi farlo da me non te l'avrei chiesto. Ascolta, Toshio, prometto che se mi aiuti ti insegnerò la mia famosa danza del serpente, che ne dici? Che ne faccio tranquillamente a meno? Oh, per favore, Toshio, ti scongiuro! Come vi invidio! Oh. Voi gente comune avete un sacco di tempo libero. Io invece ho le mie lezioni di pianoforte che mi aspettano, anche perché ho un saggio tra pochi giorni. Magari se fate i bravi vi invito. Che cosa sono quelle facce? Scommetto che siete rimasti impressionati dalle mie scarpe di gran marca.
Sono costose, d'altra parte anche la mia cravatta lo è. L'ho comprata in un lussuosissimo negozio del centro. La mia camicia è di grande sartoria e la stessa cosa si può dire dei miei pantaloni. Chi ti ha chiesto niente, Tamadate? Ehi, Toshio, ti trovo trasandato. Dov'è che compri i tuoi vestiti abitualmente? A dire il vero, io li compro in un grande magazzino quando ci sono gli sconti. Su, avanti, spostati. Ma come ti permetti? Fai così soltanto perché sei invidioso dei miei vestiti eleganti, costosi e all'ultima volta. Su, coraggio, ammettilo, Akihiro. Ciao, ci vediamo. In ogni caso, i bei vestiti servono ben poco se si vuole far colpo sulle donne. Le ragazze apprezzano piuttosto una mente aperta e solare, qualcuno che sappia accettarle per quello che sono. Anche se un paio di pettorali ben sviluppati non guastano. Megumi, dove sei? Ti sto aspettando a braccia aperte! Ehi, Gon, parla più piano. Oh, devo parlare più piano? Perché? No! Da quanto tempo è lì? Non ne ho la minima idea. Perfetto, questa è proprio l'occasione giusta. Certo! Vai e fai il tuo dovere. Ciao, Megumi. Che sorpresa incontrarti qui. Senti, sei libera domenica prossima? Sì, mi sembra di sì. Te lo chiedo perché c'è uno dei miei amici che vorrebbe passare la giornata con te. Se ci tiene tanto a vedermi significa che gli piaccio. Potresti chiederlo direttamente a lui. Comunque accetto l'invito. Davvero? Certo. Scrivimi su un bigliettino ora il luogo dell'appuntamento e mettilo nel mio armadietto. Ok. Ma devo dirti una cosa. C'è già un ragazzo che mi interessa molto qui a scuola. Non dimenticare di dirlo al tuo amico, mi raccomando. Questa non ci voleva. C'è già qualcuno che le piace. Allora, che cosa ti ha detto? Ecco, ha detto di scriverle un bigliettino e di metterlo nel suo armadietto. Davvero, è fantastico, evviva! È una cosa meravigliosa! C'è già un ragazzo che mi interessa molto qui a scuola. Povero Gon, come faccio a dirgli una cosa del genere? Mamaru, Mamaru, basta fare due passi. Mamaru, Mamaru, trovi i prezzi più bassi. Mamaru, pesciolino, pesciolino, Toshio, pesciolino, Toshio, pesciolino. Ma quella è Megumi. C'è già un ragazzo che mi interessa molto qui a scuola. Toshio! Cosa? Va bene, Midori, ma te lo compro in un altro negozio.